No, seriamente. Ma seriamente, oh cazzo. Hi Warriors, what's up? My name is Rex91, siamo qui su Alan Wake per la 114ª puntata, non ricordo neanche a quante siamo arrivati. Mi sembra parecchie comunque, non vorrei sbagliarmi. Comunque, prima di continuare il gameplay voglio salutare, scusate, da quest'altra parte del foglio. Allora, sponsorizzo I Love Xbox 360 ITA, X-Alcatrax 34X, Super Daxito. Vediamo qualcun altro. No, ah no, scusate, sì. Tacrox con col 4 al posto della iniziale. Poi saluto Mr. Chicken 81, Selva Oscuras, Tobisan 900, Mainez 92, Frocio chi legge e Krill One Marcolino. Detto questo, credo che possiamo continuare il gameplay. Comunque, per chi non l'avesse ancora visto, consiglio sul canale di Tobascus l'ultima canzone Dramatic Song, che è divertente e fighissima allo stesso tempo. Comunque, a parte queste cavolate, volevo dire una piccola cosa che per Cry of Fear, perché mi sono arrivati, diciamo, messaggi, eccetera, eccetera, diciamo, ah, però c'è su Metacodo, è uscito, già, spero non stia uscendo nessun mostro mentre sto parlando dei miei video, che mi incazzerei a morte. Comunque, sì, il video mi sembra che è uscito sabato mattina verso l'ora di pranzo. No, stanno uscendo mostri mentre parlo. Maledetti. Schifoso. Vieni qui. Vieni qui. Nessuno chiacchiera men. Cioè, nessuno mi attacca. Oh. E basta, mio. Ok, cazzata. Comunque, stavo dicendo, sì, il video è uscito sabato, però io il mio l'ho caricato mercoledì, quindi per chiunque dicesse che copio, me la godo. Vabbè, a parte questa cosa, ormai del dire che uno copia l'altro è terribile. Cioè, ma ragazzi, ma sul serio ancora, perché poi sul mio canale mi dite, ah, copi Espi Giochi, copi Johnny, copi chi altro era, PewDiePie, eccetera eccetera. Poi magari vado sul video sul canale di Espi Giochi, che saluto tantissimo, oh mio Dio, e magari leggo scritte tipo a copi Killjoy, poi su logicamente Jim, a copi Johnny. Quando dici mille mila, che poi sul canale, che poi Johnny copia l'ingegnere, oddio non mi ricordo come cavolo si chiama l'ingegnere che fa mille mila, eccetera eccetera, e così via praticamente su tutti, ognuno copia qualcun altro. Quindi, ma ragazzi miei, seriamente, non lo dico solo per me, lo dico per tutti quelli che fanno commentari su YouTube, video, vlog e vario. Ragazzi, facciamo dei video per voi, per farvi divertire tutto il giorno. Cioè, sentirsi dire che a meno che non è proprio una cosa spudorata che copi battute, eccetera, modo di vestire e vario. Cioè, non è divertente sprecare del tempo, perché comunque ci vuole del tempo per girare, fare una. Che poi, diciamo, i video che faccio io ci vuole meno tempo magari di quelli che può fare logicamente Jim e altri, che ci vuole più tempo di elaborazione, ma anche i miei ci vogliono del tempo per farli. E io, come tutti gli altri, sentirsi dire magari tutti, oh mio Dio, che cazzo adesso, tranquillo tranquillo Alan, qui va tutto bene. Sentirsi dire che uno copia un altro, cioè che il tuo video è copiato da qualche. Cioè, non è una cosa simpatica, anche perché uno ci spende anche del tempo per fare il video. Oh, porca puttana! Zoccola! Becca! Becca, adesso che fai, eh? Adesso che fai? Schifoso, ok, lanciamolo qui. Intanto io me ne vado! Salve, salve, arrivederci, arrivederci, arrivederci! Ho detto.
Arrivederci. Oh, tu sei rimasto in piedi. Sei un ciccione resistente. Non per molto. Ok. Quindi ragazzi miei, se posso darvi un consiglio, se uno vi offre un servizio qualsiasi, quello di YouTube è un servizio gratis che vi offriamo, cioè non è che ci pagate voi, ci pagano altri, però comunque per voi lo facciamo anche gratis, chi non ha la partnership, che ce l'ha, io per esempio ce l'ho, mi pagano poco per il momento, quindi diciamo che lo faccio quasi gratuitamente questa sorta di servizio per farvi passare magari una giornata divertente e sentirmi dire, io come tutti quanti ve lo posso assicurare, che copio non è una cosa molto divertente. Poi io ci posso fare caso come non caso, voglio dire, sinceramente ormai ci ho fatto il callo e ci faccio poco caso a questa cosa che qualcuno mi dice che copio ancora da ESP Giochi. Dopo 150 video ancora c'è qualcuno che me lo dice. Comunque non è quello. Uno ci fa il callo e finisce lì la storia. Però comunque chi inizia adesso, chi è vecchio, che comunque io parlo anche con altri, per fare un esempio, c'è ancora gente che dice da ESP Giochi che copia da Killjoy. È una cosa un po' così. Comunque ragazzi, finisco qui la cosa. Era, diciamo, per dirvi come la vediamo noi che facciamo i commentari. Quindi uno può prendere spunto, copiare è un po' pesante come cosa. Quindi ragazzi miei, state attenti a quello che dite. Faccia cattiva, eh? Ok, comunque spero che voi abbiate letto, vabbè, dai, ve la leggo perché vi ho cagato il cazzo anche troppo. Motto aveva controllato tutti i cotte di Stachi. Non c'era traccia degli Wake. Era buio quando trovò la loro macchina parcheggiata in fondo alla strada di Cauldron Lake. Era assurdo. Dovevano aver sbagliato strada, ma non c'era traccia di loro e l'auto era lì da ore ormai. Frustrato, Motto ristette sulle rovine della passerella che un tempo portava Diversile, prima che venisse inghiottita dalle acque anni addietro. Il capo non sarebbe stato felice. Ma chi cazzo è Motto adesso? Ok, spawnano personaggi a buffo in questo gioco, è bellissimo. Attraverso le rovine sulla montagna. Attraversa le rovine, no attraverso. Sì, comunque attraverso, perché le attraverso io, quindi attraverso. Sì, domanda, ma così, tanto per farla. Come? Ah. No, fa passa. Ok, allora, c'è qua, ok, perfetto. Maledetti bastardi. Ah, ok. Spingi! Se potenza alla Hulk. Mamma mia. No, seriamente. Ma seriamente. Oh cazzo. Ok, se c'è un pozzo con una bambina, inizio a urlare. Seriamente. Ma come? Ok. Oh, oh, piccola Katie. No. CNTZ. Tom, you talk to me on TV. You talk to me on TV. Tom. Oh, porca troia. I miss you, Tom. Hai scritto tu questo? Tom. Ok. Ok. Se vuoi un Tom Tom, potevi chiederlo per Natale. È yours. Ti ho maledetto. Thomas Zane. Tom. Sì, ho capito. CN Tom Tom. Ok. I miss you, Tom Tom. Ok. Una tipa a cui piacciono i Tom Tom. Tocca ammetterlo. Raccogli munizioni per il revolver. Perfetto. Oh, cazzo. Oh, basabadabazu. Besugo. No, ok. Che imitazione minchiosa del Gabibbo. Besugo. Toto papazza. Chi se lo sarebbe mai aspettato?
Che io per esempio. Oh, porco. Porco Giudo. Sì, indietro. Esseri maledetti. Oh, che minchia, fatemi tirare una granatina. Mamma mia. Ok, revolver, riprendiamo. Oh, qui che c'era? Fucile da caccia, che non abbiamo. Magari un fucile a pompa sarebbe stato meglio. Voglio provare a saltare, vediamo se ce la facciamo. Non ce la faremo, sono sicuro, perché è una scena scriptata, ma non si sa mai. Corri, 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 salta e non funziona. Perfetto. Qui tipo c'è Alan a 90 che fa... Oh, cazzo. Oh, 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 tasto centrale. Porca. Zozza. Vai. Ma dai, però. Non è possibile. Ok, ce la faremo. Ce la faremo. Spero. No, sicuramente ce la faremo. E questo è un momento da fucile a pompa, sicuramente. Allora. Allora, innanzitutto fammi mettere questi. Quante? Ma aspetta. Ah, io ho 7 munizioni. Sì. Perfetto. Venite qui, bestie. Oh, oh, tasto centrale. Dove sei? Dove? Dai, 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 dai. Un, due. Quanti ne sono rimasti? Ma vieni. Oh, mazza... Oh, cazzo, è incazzato. È incazzato, sì. Ti capisco. Ti capisco. I problemi alla prostata sono brutti. Oh, porca put... Ok, devo cambiare il mouse perché questo minchiosissimo tasto centrale si incastra. Perché non lo so, ma ci sarà un motivo sicuramente. Quindi riacchiappiamo la pistolina. Questo... Mettiamo questo. Ok, vabbè, perfetto. Uzzo! Oh, mamma! Qui è proprio... In... Oh, perfetto! Sì, non andate lì, però, forse. Vabbè, dai. Non ve l'aspettavate, eh? Uno. Colpito. Minchia. Dimmi che è due. È due, 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 due. Però siamo fottuti uguale. No, no. Abbiamo ancora questi. Oh, Tozzocotò! Dove vai? C'è qualcun altro? No. Bam! Oh, oh. Alle spalle come i bastardi! Oh, oh, porca. Bam! Per Moira! Sì. Per Moira Orfei. Non so che cazzo minchia c'entri, ma... Devo dire parolacce. Devo dire le parolacce. Però per Moira funziona sempre. Allora, stiamo attenti a non ricadere un'altra volta. Perfetto. Perfettamente perfetto. Ok. Punto di controllo raggiunto. Quindi, ragazzi miei, ci vediamo al prossimo video gameplay. Sempre qui sul vostro canale, il vostro Rex91. Se vi è piaciuto, mettete mi piace, commentate, condividete, eccetera, eccetera, eccetera. Iscrivetevi. Come al solito, ci vediamo nel prossimo video gameplay. Ciao a tutti dal vostro Rex91.